Ciao, a tutti sarà capitato di affrontare una salita molto ripida. Può essere la salita del garage o una salita che ci troviamo durante un viaggio, durante un'escursione. Oggi andiamo a vedere come affrontarla in tutta sicurezza, a partire da fermi e addirittura come fare un arresto di sicurezza sulla salita. Spostiamoci di location e andiamo a vedere subito sul campo come fare. Io sono Daniele e questo è Motocicletta Team. Partiamo dalla situazione più classica, moto in piano, salita davanti a noi. La tecnica giusta per affrontare la salita in sicurezza, senza aver paura di vari ciuff o spegnimenti involontari, è quella di tenere il gas alto. Quindi ingraniamo la prima, gas alto e su con decisione. Lo sguardo deve essere rivolto sempre verso la cima. Adesso andiamo a vedere con una dimostrazione pratica cosa intendo per gas alto e partenza con decisione. Per gas alto intendo questo. Diverso è quando invece dobbiamo fermarci in maniera improvvisa, magari abbiamo anche un fondo sdrucciolevole. Cosa dobbiamo fare per avere tutta la situazione sotto controllo? Ripeto, è una fermata improvvisa, un arresto d'emergenza. Arrivati a quel punto, non dovrò far altro che chiudere il gas, arrestare la moto con i freni o senza freni in base alla nostra velocità e mollare la frizione e far sì che la moto si spenga. Così posso piantare i piedi per terra e avere il freno motore che mi blocca la ruota per evitare che la moto scenda in retromarcia. Quindi avremo freno, chiedo scusa, la marcia che blocca la ruota posteriore e il freno anteriore qualora fosse veramente ripida e magari anche molto sterrata. Adesso andiamo a vedere quest'ultimo passaggio, che è il più complicato, come farlo sulla moto. In questa maniera posso fermarmi e mollare completamente i freni anteriore e posteriore. Vediamo che la moto non scende. Questo perché al momento dell'arresto ho rilasciato la frizione, ho fatto sì che la moto si spegnesse e la marcia mi tiene la ruota posteriore bloccata. Vediamo infatti che come sfioro la frizione, la moto va giù. Io adesso in questa condizione posso capire se tornare indietro, vedere un po' com'è la situazione, ma di sicuro ho messo la moto in sicurezza e io posso gestire la situazione. L'ultimo consiglio che vi lascio quando parcheggiate invece in una condizione di pendenze, mi raccomando, mettete il cavalletto a favore di pendenza, cioè il cavalletto verso valle, in maniera tale che anche un colpo non faccia cadere dalla parte opposta alla vostra moto. Stessa cosa, tenete inserita la marcia per lo stesso motivo, un colpo non farà spostare la moto. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video, seguite il canale, mi raccomando, a voi non costa nulla, a me fa un immenso piacere. Grazie per avermi seguito, ciao!